chiaro. Le prime ore del mattino, mi devo aiutare con la pira perché stavo camminando in quel sentiero e non potevo non raccoglierlo, anche se in realtà è fuori orario per il momento. Però non andiamo alla ricerca, ma camminiamo il sentiero, ci siamo. Altro bambino. Dopo la pioggia è venuto per un vento che non mi piace proprio. Vediamo qua. Guardate che spettacolo. Porca miseria, è conficcato. Guardate qui. Che meraviglia. Che bel pinicola, spettacolo. È domenica, e dopo le ferie, come vi ho detto, appena partito, sono venuto a fare un giro nella faccenda. È domenica. Ahimè, il sabato ci sono state migliaia di persone, ma migliaia veramente, perché nel primo tratto, nel primo mezz'ora, 40 minuti di cammino per arrivare sulle poste, ho visto veramente tutto diverso, quindi vuol dire che c'è stato veramente il finimondo. Grandi cappotti, pochissimi funghi e la gente ha desistito, tant'è vero che stamattina c'erano sì e no una decina di macchine. Ora poi magari quando tornerò dalla macchina ci sarà di nuovo lo scempio sicuramente, però ieri a quest'ora c'era veramente il mondo. Bene, sono contento di essere di nuovo qua con tutti voi, non vi ho abbandonato, tranquilli, solamente che come ferie per tutti e ferie anche per me, se no la macchina mi tiro al collo, giustamente. Voglio dedicarvi un bel fungo, un bocciotto di nascita, un edulis. Voglio ricordarmi, in faggeta, siamo a 1700 metri sul livello del mare. Ecco qua, in mezzo ai mirtilli, un bel bocciolo. E qua probabilmente è nascosto, che nessuno ha visto. Sopra, se potete vedere, vi faccio vedere che ci sono cavalli, sono in mezzo ai cavalli, ecco là, lo scorgete? Eccolo. Eccoli, i cavalletti, quindi a funghi coi cavalli. Sto scendendo praticamente questa spalla abbastanza ripida. Quando arrivato in questo punto dove ci sono dei rami abbattuti, c'è una bellissima muscaria dove proprio vicino c'è un bellissimo edulis. Guardate qui che roba. Massicissimo. Oh, oh che bombolotto. Guardate qui, spettacolo. Guardate qui che fungo che hanno staccato ieri. Guardate, guardate. Due ce n'era, però non ho visto questo. Vabbè, lo raccogliamo noi. L'ho detto ragazzi, ci sono punti dove sono funghi tagliati, quindi ieri hanno fatto man bassa proprio. Dovrò andare per scampoli, tutti sudati. Ragazzi, da farsi venire un coccolone. Continuo a vedere funghi tagliati, puliti, quindi c'è stato proprio il mondo qua.
ma qualcuno per fortuna l'ha dimenticato. Ora vedo qualcosa laggiù, vedete lì tra i rami che spunta, vedete lì che meraviglia, la vedete qua che fungo, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, che fungo, mamma mia, spettacolo. Peccato essere riusciti a venire ieri, veramente facevo veramente un disastro. Vabbè, dai, non ci possiamo lamentare, continuiamo la nostra ricerca proprio lenta e attenta. Guardate che fungo gigantesco, guardate, peccato, sono arrivato tardi, guarda i gambi, hanno fatto uno scempio, i cappelli, gambi, porca miseria, che brutta cosa. Chi tardi arriva, ragazzi, male alloggia. Ragazzi, vi devo dire che chi è passato prima di me si deve essere divertito come i pazzi. Io non so quanti chili di funghi ha fatto, ma tanti. Ho trovato dei gambi grossi come il mio avambraccio, tagliati, funghi puliti da tutte le parti, ma tutti se ne era seminato. Quindi qualcuno è passato sulle mie fungai. Vabbè, uno può o non ha, se lo sono dimenticati. Addirittura ho tenuto due gambi, perché erano due gambi che saranno stati traetti l'uno, quindi come si fa a lasciare un gambo così? Si vede che hanno tutti i funghi già giganti. Qualcuno però chiaramente nell'euforia ce l'ha lasciato. Guardate, lì ce n'è uno, lo andiamo a prendere, lo vedo di qua, incastonato tra quelle pietre. C'è un bellissimo Edulis, guardate, guardate che meraviglia. Guardate qui che bello, fantastico. Lo caviamo, bello, che bel fungo, ragazzi, bellissimo. Vedi, ragazzi, un altro fungo dimenticato, un altro bel fungo dimenticato. Uno, due funghi dimenticati, belli, funghi spettacolari, funghi spettacolari. Ora li puliamo, La natura è mia compagna, ragazzi, che belli, bellissimi. A funghi fra i cavalli, fantastico. E qua cosa troviamo? Qua, bellissimo, fantastico. Sento vociare verso il basso e qua finalmente trovo un bellissimo Boletus regius. Bello, bellissimo, fantastico, che meraviglia. Mettiamo insieme agli altri, va. E un altro bocciottino, che lo mettiamo via insieme agli altri. Una morsa cattiva, ma bello tosto. Con grande fatica qualcosa si trova, qualcosa hanno lasciato. Ieri c'erano gli unni, mi hanno detto, hanno contato, solo che in un piccolo posticino c'erano 300 macchine,
e quindi direi che almeno un migliaio di persone ci saranno state, solo che in questo posticino. Ok, vediamo se mi riesco a sganciare, perché lì, ragazzi, ce n'è un altro. Un altro. Lo prendiamo, che dite? Eh sì che lo prendiamo, eh. Usiamo questo qui. E questo qui. Oh, bellissimo. Fantastici. Ragazzi, dopo tanto cammino, che fatica, ragazzi, c'è questo vento qua che non mi piace proprio. Comunque, dicevo, dopo tanto cammino sono riuscito finalmente a trovare un altro bel bombolo. Eccolo qui, guardate che meraviglia. Oh, bello, bellissimo, ragazzi, fantastico. Si continua la battuta avanti, tutta muscaria. Lì ci ha incappato un fungo, come potete vedere. Vedete che spettacolo, che buco. Chissà che fungo che hanno raccolto. Però qualcuno, vedete, non guarda bene, perché vedete cosa c'è qua. Sei bomboloni che ora caviamo, eh? Passiamo di qui dove hanno cavato questo. Avevamo tanta euforia di portarli via. Usiamo i nostri bastoni, che sono fondamentali per salvaguardare le nostre ginocchia. Tanti mi chiedono perché due bastoni. Ricordatevi che i migliori arrampicatori sono gli animali a quattro zampe, cinghiali, caprioli. E hanno quattro zampe, non due. Quindi, anche se siete giovani e vi sentite fortissimi, ricordatevi che poi, quando avrete una certa età, le gambe vi molleranno. Oh, oh, guardate com'era conficcato. Nel terreno, gli altri due. Bellissimo, bellissimi, ragazzi. Bisogna guardare bene, attentamente, senza fare le corse, eh? Qui che bella bomba, bella bombazza, fantastica. Mettiamo insieme gli altri. Wow. Bellissimi. Wow. Ragazzi, andiamo avanti con la battuta. Questi sono i funghi che avevo trovato qui, me stavo per mettermi a pulire, quando con
la coda dell'occhio, alzo un po' lo sguardo e qua cosa c'è? C'è un bel pignone, boom! Ma guardate qui che bombazzi, bombazzi, ragazzi. Goduria allo stato puro. Bentornato dalle vacanze, me lo do da solo. Il vento insiste. Di qui si sente che già dall'altra parte gli zingari, perché io li chiamo zingari, no? Sono i zingari urlatori, quelli che vanno nei boschi e urlano come se fossero allo stadio. È una cosa che mal digerisco, quelli che urlano, sbraitano. Vi comprate un bel walkie talkie e se vi perdete perché non siete conoscitori, vi chiamate, ma non che si urla come se allo stadio, ragazzi. È veramente terribile sentire ste urla qua. Vabbè, dai. Allora, qui c'è un fungo ormai vecchio, vedete? Peccato, ma lo lasciamo qua. Ma lì c'è ancora un giovanotto. Un giovanotto che lo andiamo a cavare. Forza. Andiamo a cavare. Ecco qui. Guardate qui cosa c'è. Ce n'è anche qui uno. Vediamo un po' com'è. Ah, peccato. Vabbè, questo qui per seccare è buono. Ma questo, ragazzi, questo uledepria, come si dice a Genova, che significa è di pietra. Uledepria, bellissimo. Allora, ragazzi, siamo giunti direi a capolinea. Sto morendo. 2 mesi di ferma e le gambe iniziano a cedermi. Volevo mostrarvi ancora un ritrovamento dopo, credetemi, tanto cammino. Non c'è un centimetro quadrato che non sia calpestato nel bosco. Questo perché oggi è domenica. E quindi il sabato comunque molto popolato di fungaioli, di appassionati. Vi mostro il nostro porcinazzo. Eccolo qui. Guardate che meraviglia. Sono sulla strada di ritorno, speriamo di trovarne ancora qualcuno da mostrarvi. Allora, cari amici, siamo giunti alla fine di questo video. È stata abbastanza faticosa oggi proprio perché è domenica e ieri c'è stato veramente il mondo di persone, anche oggi parecchie. Si vede che è girata la voce che qualche fungo nasceva e ci siamo dovuti arrangiare. Ho battuto zone un pochino più complicate e qualcuno mi ha anticipato su alcune fungaie. Per uno qua non ha qualcosa, insomma, abbiamo raccolto. Sicuramente ci sono i buoni presupposti per delle future raccolte molto molto ricche. Per adesso ci dobbiamo accontentare. Purtroppo sono arrivata tardi, come voi sapete ero in vacanza in Sicilia, quindi ero al mare mentre voi vi divertivate a cavare grandi quantità di bolettacei, porcini, come se non ci fossero domani. Io sono arrivato a chiusura di buttata, però sicuramente sono certo che ne usciranno di nuove. Vi mostro il raccolto. Ho trovato anche qualche Boletus Regius, fantastico, e un po' di Edulis, non ci lamentiamo. Questo è tutto raccolto. Vedete, c'è qualche Boletus Regius, poi sono tutti Boletus Edulis.
ed Ulisse, tutti di nascita, anche perché sono quelli, i bocciotti, come li chiamo io, e sono quelli che i velocipedi non hanno visto, e quindi mi son dovuto comunque dedicare una ricerca molto attenta. Va bene, io vi abbraccio, vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale, c'è un sacco di video inerenti ai funghi, quindi ci sono anche altre specie di funghi, e guardatemi. Un like qua sotto, un abbraccio, ciao dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinetto.